Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, ieri è iniziata Intermoto 2018, che è la fiera delle moto che viene fatta ogni anno prima dell'ECMA, e in questa fiera vengono di solito mostrati i nuovi modelli che poi arriveranno sia ad ECMA sia l'anno successivo in commercio. Anche quest'anno ci sono state diverse novità. A dirla tutta, poche, mi aspettavo qualcosina di più, da alcuni modelli mi aspettavo sicuramente qualcosina di meglio, ma in questo video vi parlerò delle novità per quanto riguarda le Kawasaki e più in dettaglio le Kawasaki le 125, quindi diciamo che questo è un video rivolto sicuramente ai più giovani oppure alle ragazze, perché credo che queste due novità siano le uniche, diciamo, rilevanti della fiera, perché per il resto parliamo di Suzuki che ha presentato la nuova Katana che a me non piace, parliamo di nuovo KTM, parliamo della Suzuki GSX-R 1000 tra virgolette nuova, ma diciamo che vi porterò diversi video in merito alle varie moto e questo vuole essere il primo video con un incontro ravvicinato sulle nuove proposte 125 della Kawasaki. Abbiamo quindi il Ninja 125 e lo Z125. Avete visto sicuramente, spero, se no andate a vederlo, il mio video di una settimana fa circa, dove Kawasaki aveva annunciato l'arrivo di queste due moto. Sapevamo quindi che sarebbero state presenti a Intermot e sicuramente saranno presenti anche all'ECMA 2018. Per entrambi parliamo di un 125 classico, quindi raffreddato a liquido, abbiamo una potenza di 15 cavalli. Come dicevo, dalle foto pensavo fossero peggio, dalle foto che avevano rilasciato Kawasaki in fase di presentazione. Devo dire che da questo video che vi mostro qua, girato direttamente ieri a Intermot, devo dire che sembrano un po' più carine. Soprattutto la Ninja. Io vi avevo detto che la Ninja era la più brutta e la Z era quella più carina. Guardando questo video la penso all'opposto, ovvero la Ninja è quella un po' più carina e la Z mi sembra un po' quella più cinese, più indiana, diciamo così, come linee e come forme. Perché per il resto, ragazzi, sono normalissimi 125 quattro tempi. Per entrambi, quindi, abbiamo 125 raffreddato a liquido, 15 cavalli di potenza. Come pneumatici abbiamo cerchio di 17. Abbiamo all'anteriore un 180 e al posteriore un 130-70 per entrambi. Abbiamo un serbatoio di 11 litri. E per quanto riguarda invece il peso, hanno dichiarato 148 kg per il Ninja e 146 per lo Z125. Questi pesi non ho capito se sono a secco o sono in ordine di marcia. Mi auguro che siano in ordine di marcia, perché sennò sarebbe abbastanza grave il fatto che la RC390 della KTM pesa a secco 147 kg, quindi mi auguro che questo peso dichiarato da Kawasaki sia in ordine di marcia, ma comunque poi in caso ve lo farò sapere in seguito. Abbiamo tre colorazioni disponibili per entrambi i modelli. Per quanto riguarda lo Z125 abbiamo il verde, il bianco e il blu. Per quanto riguarda invece il Ninja 125 abbiamo il verde, il nero e il blu. Tutti e due i modelli arriveranno nei concessionari il prossimo anno, quindi da gennaio 2019. Sicuramente li proverò perché appena saranno disponibili le prove, quindi penso a marzo, aprile-maggio 2019 le proverò sicuramente, perché come avete visto anche sul mio canale io sono in buoni rapporti con la Kawasaki di Pavia, che mi fa provare sempre tutte le moto, quindi sicuramente non mancherò il prossimo anno di provare questi due 125. Per quanto riguarda invece cosa ne penso a livello estetico, mi sembrano, appunto, ripeto, molto carini, soprattutto il Ninja. Bella la colorazione sicuramente del Ninja, però il faro non ci sta, ragazzi, perché come detto anche per la Yamaha R125 nuova presentata da Yamaha qualche giorno fa, che anche questa era Intermot, onestamente trovo che ci siano dei dettagli, dei particolari in queste due moto, sia lo Z sia il Ninja, da moto indiana barra moto cinese, ovvero quelle moto piccoline, striminzite, dove non si guarda design per guardare di più alla sostanza. E in questo caso, per quanto riguarda questo Ninja, trovo che l'anteriore sia la parte più brutta al faro. Se vuoi richiamare le linee del Ninja, comunque, visto che lo chiami Ninja, dovresti richiamare il Ninja tutto e per tutto. E il faro non c'entra assolutamente nulla con il Ninja, né che si parli del 600 né che si parli del 1000, quindi proprio
è un faro messo lì a caso che non c'entra assolutamente niente. Vi lascio qua un'immagine per confrontare magari la proposta di Aprilia per il suo RS 425 e vedete che c'è una bella differenza tra un 125 italiano e un 125 come può essere questo Ninja, proprio a livello proprio di design puro. Nel senso che comunque il prezzo per entrambe le moto non sono ancora stati annunciati, quindi sicuramente in seguito poi verranno dichiarati, ma non pensate che si andrà sotto i 4.000 euro per quanto riguarda il Ninja, e a quel prezzo secondo me si andrà sui dai 4.500 ai 5.000 euro, che è il costo anche dell'Aprilia RS 4 125, costa 5.100. Però ragazzi, l'italiana hanno fatto almeno un buon lavoro a livello di design, mentre questo Ninja onestamente non mi piace per niente, almeno nella parte anteriore. Nella parte posteriore mi sembra già più carino, molto stretto e molto striminzito, però ragazzi, la moda del momento. Però vabbè, bello colore, però veramente il faro stona tantissimo. Per quanto riguarda invece lo Z125, molto carina la colorazione bianca, il faro ci sta di più perché comunque è una Z, quindi diciamo il faro mono ci sta anche, però anche qua mi sembra un po' una linea abbozzata, una linea nella quale non hanno speso molte risorse per cercare di tirar fuori una moto bella esteticamente da vedere, e anche questa mi ricorda un po' una moto classica da traffico cinese barra indiano. Queste qua ovviamente sono mie impressioni, poi si basano comunque su un video che ho visto anch'io, non ero all'Intermotta, quindi quando poi potrò vedere dal vivo e portarvi anche i video magari vi darò delle impressioni migliori. Kawasaki, oltre a queste due moto, ha presentato anche le nuove tre Ninja, migliorate un po' nel motore, ma di quelle vi parlerò in un altro video. Questo voleva essere appunto il primo video, soltanto per mostrarvi la proposta, secondo me, più interessante di Intermoto, perché si rivolge ai giovani motociclisti, e soprattutto queste sono moto per facili per le ragazze, anche quindi diciamo che copre una vasta gamma di persone. Prossimamente, nei prossimi giorni arriveranno i video riguardanti le altre novità delle case. Lì andiamo su motocross, sicuramente vi porterò la katana, poi vi parlerò del nuovo KTM 1290 Super Duke GT 2019 e insomma arriveranno altri video a breve. Magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questi 125, a me non piacciono tanto, però ragazzi, tant'è, ognuno è libero di pensarla come vuole. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del biker ufficiale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!